Buongiorno a tutti e bentrovati. Anche oggi continuiamo con i nostri incontri e come al solito ci colleghiamo con Mosè. Vediamo se è collegato, se ci sente. Sono qua, sono Ah, sei tornato presente in quel di sempre. Porretta? Sono tornato da mia mamma, sì. Oh, Mia moglie mi ha benissimo. cacciato, mi ha cacciato. Ti ha cacciato? Allora oggi è. Ha trovato una foto del fotografo che intervisteremo oggi pomeriggio. Ah, perfetto. E allora ci introduci subito Ma il guarda, nostro ospite di oggi? una cosa bellissima, il suo articolo è stato pubblicato su ImageMag, dove in copertina c'era Luca Babini. Il suo articolo si chiama Il segreto di Luca è. Io ho preso come esempio, sa cosa, un romanzo di Ignazio di Silone, che è Il segreto di Luca, un ragazzo che torna in un paese dopo una lunga condanna ingiusta in prigione. E devi considerare che questo fotografo che conosciamo oggi è stato assistente e amico, anche in America, se ricordo bene, di quello che era in copertina, quindi si sono ritrovati. E immaginavo che avessero tanto da dirsi dopo tanti anni assieme. E lui, che dire, lui è secondo me un grande ritrattista, un ritrattista particolare e si dedica molto facilmente al reportage, che se vogliamo, Franco, sono i due piloni della fotografia. Se sai far bene queste due cose, puoi fare un po' tutto. Insomma, reportage, il ritratto e la fotografia. Tanto è vero che lui si dedica a molti progetti e ne vedremo qualcuno anche insieme. Lo allora, ti dicevo, mia moglie mi ha cacciato sempre perché ha trovato una foto del nostro ospite di oggi pomeriggio, una foto della cucinotta con scritto grazie per un pomeriggio di passione passato assieme e c'è la firma del nostro ospite, che potrebbe essere anche della cucinotta come firma, in realtà. L'ospite nostro è un grande amico, un grande appassionato, Marco Mignani. Ciao Marco. Benvenuto, benvenuto Ciao Marco. ragazzi, ciao Franco, ciao Mosè, come va? Ciao, Bene, benvenuto. bene, bene, bene. Guarda, quella foto io ogni tanto la vado a vedere, poi la vediamo anche scorrere. Bella, 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 bella. Sì, c'è tanto Hai interesse. ripreso la cucinotta, quindi una celebrità un attimo di intimità che è difficile da scovare. Adesso ti chiedo una domanda banale che facciamo tutti. In questo periodo di chiusura, no? I 2 mesi e mezzo che mi ha passato in casa, tu cosa hai fatto fotograficamente? Fotograficamente poco, però ho messo mani all'archivio, che è una cosa che noi fotografi abbiamo sempre qua, che ci tormenta e rimandi sempre. Poi oggi è E grande l'archivio, oggi è bello grande. poi ho tirato fuori addirittura le foto che facevo in pellicola, foto di 20 anni fa, lavori di 20 anni fa che ho fatto la scansione. È stato molto bello, emozionante rivedere le cose che facevo all'inizio, come sono cambiato. È stato molto bello. Ascolta, dimmi, continua, scusa, ti interrompevo. E Vai. poi ho partecipato a una bellissima iniziativa, l'Onda Nuova, che è una curata da Maria Cristina Brandini, che è una curatrice di mostre fotografiche. Ha fatto, essendo chiuse le gallerie, ha fatto queste mostre online con diversi fotografi. Quindi ho preparato 3 mostre, ho fatto la descrizione delle mostre, è stato molto, molto bello, una bellissima iniziativa secondo me per il Covid. Quindi noi sì, ormai ci siamo trovati un po' tutti online, no? Ci siamo trovati in questa realtà virtuale. Ascolta, una domanda che ti ho già fatto in passato. Io vedo che il tuo ritratto, non sempre, ma nella maggioranza dei casi, tende a essere molto, molto intimo. Tu chiudi molto sul soggetto, sulla sua espressione, su quello che può dire. Non sono ritratti ambientati, cioè tu non metti l'attrice in casa sua, l'artigiano con i suoi attrezzi, tu metti proprio cracco addirittura, non tra i tegame o in cucina, chiudi un po' l'inquadratura su di lui, è una tua ricerca, è un tuo modo d'essere o ti viene naturale? Mi viene abbastanza naturale, capita anche di fare ritratti con obiettivi più aperti, però cerco sempre di essere molto vicino, perché credo, come mi ha insegnato, hai parlato di Luca Babini, come lui mi ha ripetuto centinaia di volte quando ero ragazzino, per fare un bel ritratto devi soprattutto entrare in contatto con chi hai davanti, quindi stabilire un'empatia, parlargli. Capire cosa gli piace, cosa non gli piace, che passioni ha. E quindi tutto questo lavoro che fai prima per conoscerlo, e intanto vedi anche le sue espressioni, come si Certo. muove, come
come fotografarlo, ti avvicina molto al personaggio, quindi probabilmente istintivamente tendo ad avvicinarmi, ad essere vicino. Adesso una curiosità, tu hai lavorato molto con Babini e poi avete fatto insieme anche l'America, no? Cioè voi negli Stati Uniti, esatto. Io ti chiedo, Stati Uniti, New York, quindi, diciamo, giusto? Lavoravamo a New York, ero un bambino, che avevo una volta 20 anni. Ah, e poi un ragazzino. Un ragazzino, poi sono tornato intorno ai 31 anni. Ai 31 anni sono tornato e abbiamo fatto lui era regista di uno show televisivo a New York con Lauren Hutton, quindi giravamo in pellicola in 16 mm, abbiamo fatto 3 chilometri di pellicola ed è stata un'esperienza pazzesca. Ti chiedo cosa c'è questa America, questa grande mela, no? Che alla fine io vedo che ogni volta che vado a cercare delle fotografie anche storiche, no? Anche se vuoi di grandi autori, no? C'è l'attore che passeggia su in Times Square, c'è il bacio di Times Square, questo New York ha questa John Lennon, no? Quindi Central Park, tra l'altro diceva che dice io abito in Central Park di fronte e non vado più giù di Times Square, cioè che di là c'è un altro mondo. Ma questo New York è così febbrile per la fotografia, è così importante per la fotografia. Beh, sì, è molto stimolante New York, una città, adesso forse un po' meno, però ai tempi, anni 80, anni 90, era estremamente stimolante. Persone che venivano da tutte le parti del mondo, sentivi tutte le lingue, all'avanguardia con spettacoli, con l'arte, con le mostre. Quindi avevi un sacco di stimoli dati dalla città e quindi noi abbiamo bisogno di stimoli per lavorare, più stimoli hai, più il cervello si mette in moto e più ti vengono idee e voglia di fare, di fotografare. Infatti, ad esempio, io leggevo, ed è una cosa molto bella, cioè una biografia, vari libri che ricordavano Matt per Torpe e Pat Smith, no? Che si sono conosciuti fidanzati lì. E tutti i due libri, due o tre libri che ho letto, dicono hanno vissuto in una New York straordinaria, no? Cioè, c'era un fermento culturale incredibile in quel periodo, insomma, era una vicenda. 70. Anni 70, quindi se immagini cos'era quella New York. Ma per un fotografo è facile vivere a New York, il mercato com'era, com'è, cioè è meritocratico, competitivo, cosa succede? Io quando sono andato là per lavorare con Luca ero assistente alla regia di questo show televisivo, quindi per me è stato estremamente facile, sono arrivato, avevo già un lavoro, però è molto naturalmente molto competitiva, ce ne sono tantissimi di fotografi, registi, tantissimi, ma la meritocrazia la fa da padrona. Quindi funziona così. Un'altra cosa ti chiedo, poi arrivo al dettaglio. Tu immagini che io quando sono andato a New York, ci sono stato più volte, mi sono sempre meravigliato, mi rendo conto che non è un argomento fotografico, ma chiedevo al tassista, perché i tassisti lavorano sotto padroni, non sono padroncini come da noi, no? E una volta ho incontrato uno che ha detto io suono il pianoforte e un giorno sogno di suonare alla Carnegie Hall, no? Dice adesso guidi il taxi, però un giorno penso di suonare là. Cioè a New York il sogno è lecito in un certo senso, l'aspirazione è lecita, questa è l'idea che mi sono fatto, è così? Verissimo. E ho notato per esempio che cioè, a New York se hai il tuo lavoro, il tuo sogno di lavoro ma non riesci ancora a realizzarlo, come dicevi prima, puoi fare il tassista, ma questo non preclude la possibilità che tu possa poi realizzare il tuo sogno. Io mi ricordo qua quando ho cominciato i primi lavori da fotografo erano ancora pochi, pagati male, però ho dovuto lasciare il lavoro d'assistente perché non potevi fare sia l'assistente che il fotografo, mentre là sì, puoi fare anche il tassista. Ma certo. Certo. No. Scusa se vi interrompo, mi incuriosisce questo tuo rapporto col video. Oggi com'è questo tuo rapporto col video? Fai video, esegui video? Fai dei lavori per te? Sì, faccio ancora video, mi piace moltissimo, perché poi a me piace
la fotografia proprio a 360 gradi, quindi mi piace, ritratti e reportage ce li ho nel cuore, ma mi piace fare still life, video, di tutto, proprio amo la fotografia nel suo totale. Ritieni che il video possa in futuro diventare una parte importante del tuo lavoro, della tua attività? Ma sì, lo è già, perché faccio ancora molti video. Ho fatto anche degli spot, quest'inverno prima del Covid, proprio al pelo, è uscito il mio primo cortometraggio, un monologo quasi su un padre terrorizzato, quindi è molto divertente, non è drammatico. E quindi tutto quello che succede a un padre che ha appena avuto un figlio, poi la crescita del figlio, ed è molto bello, è stato molto divertente farlo con tutta una serie di amici, perché a budget zero, non abbiamo speso un soldo. Questo è bello. Ma comunque col video questo si può fare un po', nel senso che io vedo che ho molti amici che fanno video e la comparsa, l'attore che sta studiando, è facile trovare delle persone che in sintonia provino a fare a montare qualcosa, un corto che sia prodotto. È vero questo, no? È verissimo, se il progetto è bello, hai un bel team, ma avevo un team di grandi professionisti. Certo. Però a tutti piaceva questo progetto, abbiamo trovato un paio di attori, anche loro entusiasti, e siamo riusciti a farlo. La location ci è stata data da un nostro amico, è stato molto bello, molto divertente. Ti chiedo una cosa, visto che rimango nel video, Franco può magari può seguire queste cose. Quanto è importante nel video? Perché oggi cioè, in realtà è un po' come sciare, no? Oggi è più facile, nel senso che però puoi migliorarsi è difficile. Oggi ci sono tutti giocano a tennis. Quella cosa che ti chiederti è quanto è importante la fase progettuale o se vuol dire scenografica, o quanto è importante scrivere una sceneggiatura per uno che faccia video oggi? O si va in presa diretta con facilità senza soltanto all'impronta. È importante scrivere un testo con gli ingressi, le uscite, le battute, è importante? Uno sì. Storyboard. Cosa fai? Dipende da cosa fai, però nel caso del corto è importantissimo. Noi avevamo uno scrittore, Michele, che era un autore di Crozza, e quindi ha scritto il testo di questa cosa, poi abbiamo deciso come fare le inquadrature, le scene, anche perché non avendo soldi dovevamo farlo, l'abbiamo girato in un giorno solo, che è una cosa da pazzi, quindi dovevi sapere esattamente cosa andavi a fare, come, quando, con che tempistiche. Certo, ti chiedo un'altra cosa sempre sul video, Franco, perdonami se magari vai. Metto in un argomento che sia il tuo. Tu vai a scattare un servizio fotografico, vai a scattare per te, no? Sì. Ti capita mai, cioè, quindi vai a scattare, cioè, la cucinotta per dirti, ecco, non so, questa famosa foto che troneggia nella mia collezione, no? E, ti capita mai oggi di dire sono qui, faccio le foto, le ho fatte, ho già lo scatto e faccio un po' di video? Ti è mai capitato a un certo punto di metterti anche a girare nello stesso set nel quale stai facendo un lavoro fotografico? Devo dire la verità, no, mi capita spesso però di, non so, magari un lavoro di pubblicità, di chiedere al, poi essendo diciamo un ritrattista, le campagne che ho fatto erano sempre con celebrity, sportivi, attori, piuttosto che crack o chef, di chiedere a loro, finito il lavoro, di rimanere lì un mezz'ora e farci un ritratto per noi. Per me è il soggetto che sto riprendendo ed è la parte più divertente, perché poi siamo liberi di fare quel che vogliamo, non c'è un... Quindi un ritratto aggiuntivo, una foto aggiuntiva. Personale. Sì, forse è proprio questo il limite di chi esegue lavori video, no? È che deve mettersi l'abito da regista o l'abito da fotografo, intercambiarsi nello stesso momento forse diventa difficile. Io vedo sempre, quando parlo con alcuni, che passare dalla fotografia al video è veramente difficile, perché
il modo di proporsi e di atteggiarsi nei confronti del soggetto molto probabilmente anche mentalmente limita molto. Sì, soprattutto se nello stesso lavoro devi proprio cambiare mentalità. Esatto, e allora quello devi proprio cambiare abito, se no ti diventa difficile eseguire in maniera complessa quello che stai facendo in un caso o nell'altro. Sì, quello sì. No, può essere. E forse è del limite perché è difficile trovare il fotografo che diventa in automatico anche realizzatore di video e viceversa, perché proprio l'approccio verso quell'immagine è completamente diversa. È molto diversa, sì, è comunque una foto in movimento. Certo, però un conto è una foto in movimento, un conto è un racconto. E quindi molto probabilmente l'approccio è proprio diverso, ed è forse quello il limite che veramente il motivo per il quale tanti non si approcciano, di là da difficoltà tecniche nell'affrontare chiaramente nella sua complessità un montaggio video e audio fatto ad un certo livello. Quindi tutte queste complicazioni molto probabilmente rendono difficile l'approccio del fotografo nel video. Poi ho avuto la fortuna, appunto, facendo lavoro a New York con Luca, che in un anno e mezzo abbiamo lavorato a questo progetto, quindi ero assistente alla regia, seguivo il montaggio, seguivo la preparazione, quindi ho assorbito un sacco di tecnica e metodologia che mi è servita poi in futuro. E poi sicuramente l'attenzione che ha un fotografo nei riguardi delle inquadrature del suo contenuto è molto alta, e quello sicuramente già dà un punto di partenza al video di un certo spessore. Ecco, io di questo ti interrompo perché forse mi rispondi anche a me, perché volevo arrivare a questo punto. Il video, la macchina fotografica fa video e foto, no? In questo scenario misto hanno vinto i fotografi, adesso non parliamo di redditi, di lavori, eccetera, però ne hanno usufruito più loro che non i videomaker, che non coloro che prima giravano video. Io vedo che i fotografi hanno preso in mano questa cosa, hanno vinto loro in un certo senso, sono loro che fanno più lavori video che non i videomaker far fotografia, no? Forse per quello che diceva Franco, per questa cura, l'inquadratura è importante. Sì, e poi sono anche lavori diversi, non puoi fare uno spot pubblicitario con una macchina fotografica, oddio, lo puoi fare, però hai bisogno di macchine di cineprese, anche digitali, ma di cineprese, mentre la macchina fotografica nel video è molto più semplice anche da portare in giro, da usare, certo. Versatile, leggera, flessibile. Hai molte certo. possibilità. Ok, torno alla fotografia, guarda, allora, diciamo una cosa, tra le ottiche che hai, no? Sicuramente avrai una cassaforte piena di obiettivi, non lo so, c'è un'ottica che preferisci usare più di altre? Sì, sono il 35, il 50, nei reportage spesso uso anche lo zoom, il 28-70 o il 24-105, perché se devi essere veloce, correre o fare cose in situazioni strane, è molto versatile. La risposta che mi hai dato, comunque 35 parla molto di reportage, 35 è il capitello del reportage. È una lente, fantastica. Però ti chiedo, però, non mi hai parlato di ottiche di ritratto, sono le stesse? Sì, di solito il 50 o l'85 nel ritratto, ma anche qualche volta anche un 35. Quindi scatti corto tu in generale? Sì, cioè non, sì non... tele non ne ho, pensa che ho comprato sto 120 mm della Canon che avrò usato forse una volta, credo. Quindi scatti corto come... Sì, scatto corto. Viceversa, tra le foto che hai fatto, no? I ritratti che hai fatto, parliamo di ritratti in questo caso soltanto, sì. Ce n'è uno che ami particolarmente? C'è un ritratto che ti rimane nel cuore, che dice caspita che bello questo che ho fatto, o che ti ha dato soddisfazione al momento o emozione al momento? C'è un ritratto che ricorderai per sempre? Beh, sicuramente quello che anche tu, quello di Maria Grazia Cucinotta,
È bellissimo, mi piace tantissimo. È stata una bellissima esperienza. Lei è una donna stupenda, come direbbe Giovanni, elegante. Elegantissima. Giovanni Gast. Sì, Giovanni Gast, sia dentro che fuori, elegantissima. Un piacere lavorare con lei. Poi, sai, quando hai davanti una cucinotta, è facile fare le foto. Questa qui, guarda, sta girando in questo momento. Eccola, in questo momento si vede. E poi tieni conto che, tra l'altro, la cucinotta, te lo dico così perché tu hai tanti colleghi, si porta dietro quest'aura di persona di grande dolcezza, di grande disponibilità. Un altro collega che è stato tuo, che è stato nella rivista Image Mag, del quale diciamo fate l'abbonamento a tutti gli ascoltatori. Bravo, questo spot ci voleva. Ci voleva spot, così gli acquisti. Esatto, tutti quanti. Bella rivista ci sta, no? Tu puoi dire una bella rivista, dico male? Bellissima, perfetto. Allora, tutti quanti mi dicono, ho fatto la cucinotta, è una grande persona, una donna straordinaria, per nulla montata, verace come... tutti ne parlano benissimo della cucinotta, non dà fastidio, non è noiosa, vuol dire, non ha delle ripicche, non dà dei problemi, è splendida, una donna splendida, è vero questo, quindi anche per te. Fantastica, collaborativa, bravissima, una professionalità incredibile, bella, perché è inutile dirlo, ma adesso... è stato un bel lavoro, molto divertente. Allora, due domande secche che incuriosiscono anche i nostri, chi frequenta la nostra accademia. Allora, due domande diverse. Preferisci scattare in studio o fuori, o poi colore o bianco e nero? Allora, preferisco la luce naturale, quindi anche se in studio preferisco il daylight e la luce naturale. Perfetto. Non mi capita sempre, però se posso uso il daylight. Colore bianco e nero è difficile, dipende un po' da cosa devo scattare. Il bianco e nero, vabbè, il bianco e nero non lo batte nessuno, però io uso nei reportage, per esempio, molto colore desaturato. Sì, me l'hai detto l'intervista, infatti. Aumento molto i contrasti e desaturo il colore, e che dà una certa rotondità all'immagine, una certa profondità, e la rende più vera. Prima mi hai detto che hai indagato, hai rovistato in mezzo all'archivio anche analogico, no, che facevi. Adesso non voglio arrivare a dire se preferivi l'uno o l'altro, non ha senso, nel senso che oggi si scatta in digitale, a rivedersi. Però c'è qualcosa da quel mondo che ti sei portato dietro che ti è utile oggi? Cioè la pellicola ti ha dato qualcosa che ti è utile anche oggi col digitale? Assolutamente. No, non mi manca oggi perché lo uso, perché quello che mi ha dato imparare in analogico, e ci sono tutti i miei assistenti che mi prendono in giro, che io ho l'esposimetro ancora adesso. Cioè se io faccio un lavoro, tiro fuori l'esposimetro, misuro la luce sul soggetto, nell'ambiente, e so cosa devo fare. Non vado per tentativi. Ed è una cosa che ti aiuta a ragionare su la luce che è in giro, come gira, come usarla. E quindi la testa è ancora analogico, però la tecnica... La testa è ancora lì, in un certo senso. L'esposimetro, adesso ti faccio una domanda sottovoce te la faccio. Che esposimetro usi? Perché anche io... si può fare pubblicità? No, tanto, penso che ce ne sia uguale. Che esposimetro usi? Minota. 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 Sì, ho capito, sì. Classico. Vai, Franco. Una curiosità, che consiglio daresti ai nostri amici dell'Accademia che sono appassionati di fotografia? Come un futuro lavoro o solo come passione? No, come passione, e nell'eventualità per chi volesse tentare e farlo diventare un proprio lavoro. Come passione all'inizio è scattare tantissimo, più scatti più diventi bravo. Poi adesso con il digitale non è neanche costoso, cioè non devi più comprare il rullo e svilupparlo. Quindi continuare a scattare, a far ricerca, sbagliare, imparare, non smetti mai di imparare in fotografia, anch'io continuo a imparare cose nuove. E scattare tanto, se hai un fotografo di riferimento,
provare agli inizi a fare le foto come fa lui, secondo me è una cosa importante, perché così impari una tecnica. Poi non devi copiare le sue foto, però hai imparato una tecnica. Tecnica. E poi puoi elaborare a tuo piacimento. E veramente scattare tantissimo. E per chi volesse farla diventare un ragazzo giovane che ha l'ambizione di tentare la strada del professionista? Cosa consiglieresti di fare? Partire per l'America? Anche all'estero, sì, esperienze all'estero sono importantissime, perché ti aprono la testa, vedi modi diversi, culture diverse, e comunque ti apre proprio la testa. Anche poi lo usi come base per il tuo lavoro, cioè una testa aperta è essenziale in questo lavoro. Tanta determinazione, perché siamo tantissimi bravi, veramente tanto bravi, e quindi bisogna veramente volerlo fare, avere la passione, determinazione e la voglia di farlo. Non è facile. Posso inserirmi? Io tra l'altro credo, e questo riguarda la fotografia, soprattutto il cinema e il video, no? Cioè, in Italia un assistente regista, voglio dirti, sì, è uno che va a trovare le location, a prendere i pezzi che servono alla scena, cioè è un fattorino, diciamo. Viceversa, in America un assistente regista è una personalità, cioè, così tu immagini, ad esempio, non so, per dirti, Irving Penn come assistente aveva Douglas Kirkland, vuol dirti, che poi è diventato fotografo, per dirti, cioè, anche questi ruoli intermedi, credo, torno all'America di prima, se vuoi, questi ruoli intermedi in America sono importanti. L'assistente non è un galoppino, l'assistente è un signor fotografo che aiuta il fotografo principale. È vero questo, secondo te? Il fatto che i ruoli intermedi siano determinati? Anche considerato, cioè nel cinema soprattutto, gli assistenti della regia sono considerati? Professionisti, sì, assolutamente. Un altro consiglio che potrei dare a giovani apprendisti fotografi è proprio l'assistente, perché l'assistente impari tantissimo, impari a tutti i processi della fotografia, dalla preparazione allo scatto, alla post-produzione, e assorbi tutto quello che puoi assorbire da un fotografo vero che lavora. Quindi è importante fare l'assistente. A me è servito tantissimo. L'ho fatto per Luca, ma per tanti altri fotografi famosi, Babic, Michel Comte. Grande, è veramente. Sì. Ti chiedo una cosa, però, ti insegna anche, arriviamo al concreto, perché poi alla fine anche mia moglie spesso dice, arriviamo al sodo, no? Fare l'assistente ti insegna anche a gestire l'impresa fotografo, perché poi alla fine il fotografo diventa un'azienda, no? Diventa un'azienda magari a comandita semplice, ma insomma è un'impresa con ingressi, ricavi, pagamenti, investimenti, eccetera. Fare l'assistente ti aiuta, ti dà visibilità anche a questo mondo, al mondo, se vuoi, economico o gestionale. Meno, forse, meno, però se sei bravo a seguire il fotografo puoi carpire anche questi segreti, però è meno facendo l'assistente. Ok. E poi sul campo cominci a capire come funziona, come muoverti. Come gestire il cliente anche, vuol dire. Come gestire il cliente, sì. Io poi ho dovuto imparare questa cosa, perché ero tutto focalizzato sulla fotografia e questa cosa l'ho lasciata un po' da parte, poi però ti scontri con la realtà e devi imparare a fare queste cose per forza di. Certo, se non ti fa del male. Una cosa, hai detto prima che montavi il video con un software ormai diventato uno standard, curi personalmente il fotoritocco nella foto? Sì. Fai tutto da solo? Tutto da solo, Mi dà quindi. una grandissima soddisfazione, mi diverto un sacco. Io ho iniziato con la pellicola, quindi andavo in camera oscura e è bellissimo, mi piace, passo delle ore. Poi quando Anche riprendo le vecchie, mi chiedono una foto, non riprendo la foto che ho già in archivio, vado a prendere il RAW e lo risviluppo, lo rimetto a posto e lo do. se che bello. Beh, allora vedi, io lo dico sempre, lo cioè, dico di farlo. il fotoritocco è anche un po' sexy, no, se vogliamo, cioè Molto, sì. quando sei davanti alla tua foto e la
quando apri il tuo RAW già in camera RAW è bello, no? È un po'. Poi, noi fotografi siamo degli psicopatici, capito? Noi stiamo delle ore a correggere il 5% di giallo, che nessuno vede la differenza, la vediamo solo noi. Facciamo delle cose. A mia moglie intanto le chiedo, ma guarda, preferisci questa o questa? Lei, ma è uguale. Sono uguali, come uguali, c'è il 5% di giallo in più. È vero, è vero questo. Posso chiederti ancora una cosa io? Oltre all'incontro con la cucinotta, hai un altro incontro o un'esperienza del tuo lavoro che ricordi con piacere da raccontarci? Barbieri è stato divertentissimo, lo chef. Ah. Abbiamo fatto delle foto di campagna per un'azienda che fa pastiglie per le lavastoviglie, e dopo ci siamo fatti una mezz'ora di ritratti, è stato divertentissimo. Lui è proprio un personaggio super divertente, collaborativo, ho fatto delle bellissime foto che mi piacciono molto, è stato molto divertente. Ma un po' a tutti, devo dire, perché poi questa cosa che per me è facile, tutto sommato, creare questa empatia, poi rende il lavoro molto più divertente, leggero e quindi è più facile da fare. Te le ricordi con piacere. Io chiaramente io vado sempre a novistare in mezzo a queste cose, mi fa piacere di quanto tu mi dici, però diciamo che lo schermo televisivo, no, si è un po' aperto a tanti, no? Cioè, ci sono tanti canali, adesso ci sono canali tematici, eccetera, eccetera. Cioè, palinsesti che offrono, e quindi una volta essere una celebrità era una casta, no? Adesso ci sono tanti, tu pensi agli chef, gli attori, quell'altro. Quindi secondo te questo qui ha un po' reso democratico anche la figura della celebrità, credo. Pensi che sia così? Cioè, una volta invece la celebrità arrivava ed era lui, cioè basta, no? Invece adesso ce ne sono tanti, per cui anche la fotografia aiuta ad amplificare il loro essere. Secondo te è così? Cioè, nel senso che il fatto che aumenti il palinsesti renda il personaggio più disponibile, insomma. Assolutamente, è assolutamente così. Vedi, l'esempio degli chef è un esempio classico, perché mi ricordo negli anni 80-90 facevamo solo supermodel, erano loro le celebrità. Adesso c'è stato un periodo che fotografavo solo chef. No, però se ci pensi bene, sono storie da raccontare importanti, perché lo chef non lo vedi, no? Cioè, voglio dirti, vedi la cucinotta, fa il film, no? Con Troisi, voglio dirti, va bene. Lo chef è dietro la cucina, perché tu vedi il piatto, mangi, quindi dare un volto al piatto è importante, eh? Cioè, non è banale oggi, no? Non ho capito, scusa. È bello, trovo che sia una cosa bella, che riusciamo a vedere anche personaggi che prima erano nascosti dal loro lavoro, non erano così. Erano anche diversi, se mi permetti, glielo dico sempre, perché 20 anni fa il cuoco, tu andavi al ristorante, si metteva la dita nel naso e ti allungava la mano, cioè, era un personaggio grassottello senza capelli, no? con una cucina. Adesso sono dei figoni, scusami, sono dei modelli, adesso sono dei divi, degli interpreti. Una volta era un grassottello, oh, come stai, si mette nel naso, ti toccava la mano, no? Il cuoco è cambiato, diciamo, adesso già che si chiama il chef è cambiato molto, insomma. E adesso chiudiamo un po' così, come domanda, tante celebrità, cracco, la nuova onda delle celebrità, se hai un sogno, un desiderio, chi vorresti ritrarre tra le persone che non hai ritratto? C'è un desiderio, ci vorrei ritrarre, non so, o Trump, la Merkel, non so, qualcuno. Trump non sarebbe male. Cioè, anche un vostro fotografo, adesso non mi ricordo chi è stato, durante le vostre interviste ha detto il Papa, anche il Papa sarebbe. Anche il Papa. Però mi piacerebbe fotografare un grande vecchio della fotografia, che so, un Giampaolo Barbieri, mi piacerebbe un sacco. È vero, okay. Chissà, domani si può fare, se vuoi. Andiamo insieme, un giorno andiamo insieme, andiamo di me, facciamo foto e video. Foto e video. Andata. Facciamo foto e video. Uno studio meraviglioso, una persona meravigliosa, tra l'altro. Un altro che a me piacerebbe che tu potessi fare, perché io non sono capace, vuol dire che tu è, e che è sicuramente un personaggio eclettico, un po' strano, e che
divertente anche Herbert, sarebbe bello ritrarre Herbert nella sua New York, sarebbe bello, no? questo fotografo ironico, no? Che ha questa ironia di fondo tremenda, sarebbe un bel personaggio. No, Barbieri, cioè, Barbieri ha la portata, cioè, a Milano con te, lo dite, Barbieri non vuole fotografare, non vuole, capisco, noi... Io già qua così, dall'altra parte, che ho un obiettivo puntato, non è che sono proprio a mio agio. Sì, però... Siamo abituati a essere dietro. Babini è anche molto riservato, nel senso che io l'ho intervistato e sai, anche l'intervista, non ti vedi l'intervista, però se gioco in casa, nella tua casa, nel tuo habitat, sei più tranquillo, no? Per cui... E Babini l'ho intervistato al Super Studio mentre lui stava facendo uno spot su un'automobile. Ah. Ed era a suo agio, capito? Cioè, vedi, chiaramente non stiamo parlando di un ritratto visivo, lui mi diceva delle cose, però anche il fatto di giocare in casa, nel tuo habitat, nel tuo orticello, aiuta. Sì. Sei meno nudo che se ti intervisto al bar siamo alla pari, no? Cioè, invece lui è abbastanza schivo, in effetti, come personaggio. E i fotografi un po' lo sono, questo. Un po' sì. Però chissà, adesso noi ne conosciamo tanti, vedi, con questi video anche qui stiamo un po' infrangendo questo pudore, no, se vuoi, no? Perché è divertente trovarsi in tre, no? Sì, tu sì, sei, è bellissima questa cosa, bellissima idea. Vero. Tu le hai viste gli altri? Sì, ne ho viste parecchie. Perfetto. Mi fa piacere. Mi fa piacere, guardaci ancora e... Tra l'altro, quando vengo a Milano ti chiamo e ci troviamo. Perché tanto... Assolutamente. Anzi, se vuoi venirci a trovare in Accademia una volta anche a Treviglio, ci fa piacere. Una cosa. Assolutamente, sarebbe un onore oltre che un piacere. Volentieri, facciamolo. Ti dico una cosa, l'ultima domanda. Puoi fare un augurio a Marco, quindi un autogurio però fotografico. Che augurio ti fai? A me stesso? A te stesso, sì. Speriamo che... Di riuscire a fare le foto, ritratti e soprattutto reportage fino alla fine, perché senza non riuscirei. Io già questi 4 mesi che non sono riuscito a fotografare, stavo malissimo, io ho proprio bisogno di fotografare. E quindi mi auguro di arrivare fino alla fine, morire col dito sulla macchina facendo così. Due l'otturatore in simbiosi insieme, esatto. Si blocca l'otturatore. D'accordo, grazie Marco, è stato un grazie bello. Davvero, ci incontriamo de visu la prossima volta. Ciao. Ma grazie mille del tempo che ci hai dedicato. Ciao, grazie a voi. Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao, buona giornata.